Urca a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di Fortnite veramente particolare. Ho qui qualche scheda aperta ragazzi perché mi sono documentato prima di fare questo video e prima appunto di dirvi questa cosa, perché Fortnite ragazzi in questo esatto momento o comunque a partire dai prossimi giorni, la notizia è arrivata praticamente ieri, ma nei prossimi giorni arriverà la chiusura ufficiale. Chiude per sempre ragazzi. Ebbene sì, in un determinato paese fa fatica ad emergere, ovviamente non in tutto il globo, figuratevi ragazzi se Fortnite in tutto il mondo chiude, cioè sarebbe veramente l'apocalisse, anche se molti lo vogliono far morire, ma Fortnite ragazzi sarà dura che morirà, almeno non prima dei 5 anni a venire. Dunque ragazzi, in una determinata parte del mondo Fortnite chiude i battenti. Perché? Adesso ne andremo subito a parlare, vi farò vedere appunto gli articoli che hanno fatto alcune testate giornalistiche relativo appunto a questa chiusura di Fortnite in un determinato, in questo continente più che altro, più che paese. Dunque ragazzi, noi ci vediamo subito dopo la sigla di Eneba, mi raccomando, codice creatore Lucius anche su Eneba, praticamente ogni volta che acquistate vi dà un piccolo sconto. E dunque ragazzi, noi ci vediamo subito dopo questa piccola sigla. Nel dubbio, a tra poco ragazzi. Hai bisogno di codici ma non sai dove trovarli a basso prezzo, ma soprattutto in un posto affidabile? Eneba fa per te. Ho fatto letteralmente un casino di acquisti, state vedendo qui di fianco a me la cronologia degli acquisti che ho fatto su Eneba e non sono mai stato truffato. L'unica volta in cui purtroppo mi è andata male, mi hanno praticamente ridato un nuovo codice. Quindi ragazzi, anche l'assistenza è veramente fulminea, ti risponde entro 24 ore e sono fiscali in questo. Prendiamo per esempio questo codice qua, cioè la key del deltaplano di Batman a 0,36 centesimi, cioè ragazzi veramente pochissimo, anche venduto da altri seller come potete vedere 37 60 67, quindi il prezzo più basso è 36 centesimi. Semplicemente cosa dovete fare è buy now se volete anche crearvi l'account per poi tenere testa dei vari acquisti. Qui potete scegliere il metodo che volete ragazzi di pagamento. Ricordatevi che però PaySafeCard per esempio ha delle fee da pagare, quindi vedete avete praticamente delle fee da pagare sia con PaySafeCard, in realtà anche con PayPal. Ovviamente mi raccomando, utilizzate il codice Lucius per un ulteriore piccolo sconto. Comunque il dolore ha fatto malaccio. Rieccoci qui molto veloce ragazzi, parliamo subito senza perderci in chiacchiere di questo nuovo aggiornamento in negativo. Difatti ragazzi, come potete vedere qua, Fortnite chiude, addio alla bislacca, termine palesemente rubato da me, versione cinese. Ebbene sì ragazzi, in Cina Fortnite chiude. Purtroppo anche un colosso come Fortnite chiude i battenti. Perché? Adesso vi spiego molto probabilmente i motivi, perché Epic Games non ha fornito spiegazioni. Praticamente ragazzi, in Cina, probabilmente se già giocavate un paio di anni fa, quando è stata introdotta la primissima skin Scheletro, sapevate sicuramente il perché, in parte ovviamente, perché adesso è stata aggiunta una nuova legge e adesso vi dico comunque che ha probabilmente fatto chiudere Fortnite in questo caso. Dunque signori, le skin degli scheletri in Cina non possono essere pubblicate, dunque Fortnite ha dovuto creare addirittura delle varianti per gli utenti cinesi ragazzi. Difatti gli scheletri in Cina sono sacri, cioè nel senso che portano maledizioni, non si usano, insomma, non si possono vedere perché non so cosa Cristo facciano, ma portano maledizioni, sono comunque horror, ma che è Cristo ne so io, la Cina cosa, che idea. In ogni caso appunto Fortnite rinuncia alle edizioni preparate dall'OCI del suo Battle Royale per la Cina, non fornendo spiegazioni specifiche ma parlando di una beta di 3 anni, cosa veramente impossibile perché in realtà è rimasta anche nella versione globale, diciamo, la beta
per 3 anni. Infatti, come potete leggere qua, in Cina però per il gaming le cose sono piuttosto diverse. E persino un gigante come Fortnite fatica ad emergere nel mare magnum delle leggi imposte sull'intrattenimento, videogiochi inclusi. Ebbene sì ragazzi, perché praticamente è uscita una nuova legge che non permette ai minorenni di giocare più di 3 ore a settimana. In pratica immaginatevi i ragazzi in Cina che possono giocare soltanto 3 ore a settimana, neanche un'ora ogni 2 giorni praticamente. C'è un qualcosa di fuori di testa ed è uscita da poco e potrebbe essere proprio questo il motivo che Fortnite ha deciso di abbandonare la Cina per appunto il suo Battle Royale. E in questo caso ragazzi non è solo Fortnite che ha voluto abbandonare la Cina, ma anche a quanto sentito Microsoft e Yahoo in contemporanea diciamo di Fortnite, mentre Microsoft già l'aveva abbandonato ai tempi ragazzi. Probabilmente la Cina ha proprio delle regole veramente assurde a quanto pare. E nulla, dunque ragazzi, appunto a metà novembre il videogioco di Fortnite smetterà di funzionare in Cina. Difatti dall'1 novembre, come c'è scritto qui, non sarà più possibile registrarsi o scaricare il videogioco, mentre dal 15 dicembre la società disabiliterà completamente i server che ospitano il gioco in Cina. Difatti Fortnite era stato pubblicato in Cina nel 2018 in collaborazione con la società cinese Tencent, che tra l'altro è abbastanza famosa questa società, e tra l'altro è stato rilasciato nella stagione numero 5, dunque non nella stagione subito 1 come diciamo nel globo terrestre, ecco. Dunque ragazzi, in Cina Fortnite smetterà di funzionare. Cosa possiamo farci? Nulla, perché per fortuna non abitiamo in Cina, con tutte le regole assurde che hanno, veramente un qualcosa di assurdo. Poveri ragazzini, ok, che bisogna socializzare, ma 3 ore a settimana, cioè non le faccio neanche io in un giorno praticamente 3 ore. E dunque ragazzi, per fortuna Fortnite non ci lascerà nel globo terrestre diciamo, ma sicuramente non lo farà prima di questi 5 anni a venire, perché è quasi possibile che Fortnite, a meno che succeda qualcosa di drastico, chiuda anche globalmente, perché attualmente conta praticamente ogni sera circa dai 2 ai 3 milioni di giocatori online. E niente ragazzi, un bacio grandissimo, ci vediamo nel prossimo video per la live. Ciao ragazzi.